Assessore Tribuiani, alle nostre spalle c'è la spiaggia ormai senza ombrelloni, insomma stagione è finita, è tempo di bilanci. Quali sono i bilanci per la stagione balneare e turistica dal Adriatico? I bilanci sono abbastanza positivi, noi andiamo sempre a crescere, possiamo suddividere la stagione in tre momenti principali, il primo dei quali è stato quello primaverile, dove ci sono stati diversi tornei di calcio che hanno portato un segno positivo all'andamento della stagione turistica e quindi abbiamo, tra virgolette, ristagionalizzato quello che è l'estate vera e propria che parte da metà giugno e finisce a metà settembre, poi è continuata con un giugno, abbiamo avuto una leggera flessione. Luglio e agosto abbiamo dati, diciamo, confortanti, siamo in linea con le città limitrofe a livello italiano. Insomma, a settembre i dati ci riportano agli stessi dell'anno scorso. Stagione questa anche particolare, insomma abbiamo avuto modo di parlarne anche in precedenza sulla crisi economica che attanaglia le famiglie, sul discorso legato alla Movida. Dall'altra parte, insomma, c'è anche il discorso del nuovo lungomare, insomma sono ripresi i lavori in modo, insomma, da arrivare alla prossima stagione con una riviera quasi del tutto riqualificata. Allora, questo è un discorso che bisognerebbe affrontarlo dedicandogli diverse ore. Facciamo diverse valutazioni. C'è una crisi nazionale, c'è una crisi regionale, c'è anche una, diciamo, una crisi locale, che vede diversi aspetti, che vede diverse cause. Il lungomare sicuramente per noi è l'opera più importante e impattante per quanto riguarda il turismo, perché potrebbe far sì che il turismo possa essere risollevato. Assistiamo, diciamo, quasi giornalmente, e questo mi dispiace, di polemiche, insomma, a volte strumentali, a volte, insomma, possono essere ascoltate, ne prendiamo atto, però, insomma, io penso che un'opera così grande, per la città dell'Alba Adriatica, che potrebbe essere per noi per il futuro una cartolina, penso che bisogna usare questa polemica con molto tatto, e noto invece che a volte questa polemica è solamente una polemica politica, perché si parla di abbattimento di pioppi, invece bisognerebbe usare le parole corrette, che è una riqualificazione del verde albense con una piantumazione di circa 3 volte rispetto ai pioppi che verranno sostituiti, perché non sani, ecco. Per chiudere, ovviamente si parlava di lungomare, c'è grande attesa anche per quanto riguarda i lavori antierosione, insomma, a giorni poi dovrebbe essere definitivamente aggiudicata la gara d'appalto e probabilmente, insomma, nei prossimi mesi partirà il cantiere atteso un po' tutta la città. Allora, diciamo che la gara d'appalto ci risulta che sia stata aggiudicata, diciamo, chiusa il 5 di settembre. Attendiamo l'inizio dei lavori, che avverrà da come, insomma, dal cronoprogramma, penso tra dicembre e gennaio. È ovvio che, come prospettiva, da una parte il lungomare, quindi diciamo noi come Comune dell'Alba Adriatica lo stiamo portando a termine, da una parte la Regione Abruzzo che corre ai ripari per salvare la nostra spiaggia, io penso che nel prossimo futuro Alba Adriatica possa solamente crescere.